Ok ragazzi, per chi si fosse appena collegato, stiamo andando a fare questa missione qua, mappa. Dobbiamo arrivare fino a qua, ci abbiamo anche un coso del carburante apposta, meno male. Al seguente di Leon, una taglia sulla testa, incontra Tucker e Alkai l'accampamento di Hot Springs. Andiamo a seguire quel Leon là. C'è ancora uno zombie. Oh cazzo! Sono pirla. Sono trappole queste, raga. Mi voglio rubare la moto? A terra! È morto? Ok. Sti bastardi. Avete visto la trappola, raga? Il filo? Potente. Ok, siamo tipo in un altro posto qui. Come da Copland. Oh no, posso rimanere in moto. Non sono predoni, sono amici. Dove sono Tucker e Alkai? Nella zona degli scavi. E quale, porca troia? Quella a nord. Là dietro. Se qualcuno tocca la moto, o quello che c'è sopra, ti spezzo le dita. Come vuoi, amico. Cristo. Facci roba, esci. Sei cattivo? Te l'ho detto. A perdita d'occhio. È tutta un'unica distesa di lava. 25 piedi di roccia compatta. Servono martelli pneumatici. Non sono un idiota, accidenti. Ho capito. No, certo. Ma questa gente ha fame. Anche fossero in forze, impiegherebbero mesi per finire con vanghe piccole. Non me ne frega un cazzo! Abbiamo tutti fame, Al. Ma questo lavoro va portato a termine a costo di impiegarci un anno. Tanto nessuno ha altri impegni, mi pare. Aspetta, non ho finito. Allora muoviti, ok, Al? Ho parecchio da fare. I ripugnanti. Stamattina uno dei miei ha avvistato un gruppo che superava il passo. E nessuno li ha fermati. Ma come cazzo? Tucker, sai che siamo a corto di uomini. E sono diretti a nord? Al! Stanno venendo verso di noi, sì o no? Io non lo so. Ma forse lui sì. Che diavolo hai in mente ora, eh? Che cosa vuoi, eh? Diavolo, Alkai, non è compito suo. Dovresti essere tu a saperlo, cazzo. Non posso essere in due posti insieme. Vuoi che resti qui a gestire gli scavi o che vada in giro per l'incubo a caccia di ripugnanti? È davvero la voce di Vegeta questo. Farò sorvegliare gli scavi a Wheeler. Che hai da guardare? No, sto aspettando che diventi intelligente. No. Hai trovato Leon? Per fortuna c'è ancora qualcuno che sa il fatto suo. Vieni con me. Trova Alkai. Un taglio sulla testa. Devo andare a cercare Wheeler. Qualcuno vuole farsi una notte nella stalla. Easy. Andiamo a cercare Alkai. Eccolo qua. Alkai. Che vuoi, randagio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti, giù ad Iron Butte. L'hanno torturato, come fanno sempre. Ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti, uomini. Se li avesse mai visti o sentiti. Girano parecchie moto qui. Ma che cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me hai una taglia sulla testa. Che si prova a stare dall'altra parte? Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate. Come vuoi, Dick. Oh, una taglia sulla testa? Oh, lisci. Finalmente! È livello 2, però. Non posso prendere un cazzo.
Solo questo qua, la carabina 22. Abbiamo due tipologie di accampamenti dove dobbiamo assolutamente... Devo solo decidere a chi consegnarli. Ah, i farmaci attacker. Allora, armi migliori o moto più veloce, raga? Cosa facciamo, ragazzi? Consegniamo i farmaci attacker o consegniamo i farmaci a Copland? La moto è importante, ragazzi, eh. Le armi, però... Vabbè, dai. Oh, fuck. Vabbè, ragazzi, dai. Per andare a nord ci servono scorte. Quindi, tucker. Ci servono le armi, raga. Dobbiamo andare a nord. Ci servono le armi. Ehi, Tuck. Hai recuperato le medicine? Sì. Sì, Copland sperava le vendessi a lui, ma so riconoscere gli amici. Così si ragiona. Va dal Kai. Ho sentito che Larsen ha recuperato un carico di fucili. Magari trovi qualcosa di utile. Raga, sono comunque scelte che prendo io. Voi mi aiutate, però... È vero che ho un motociclista, non abbandono la moto, eccetera. Dovrei spicciare il seguimento di Leon. Bella sta livrea. Fiducia aumentata. Bene. Livello 1. Vista la lapide di Sara. La lapide di Sara, ragazzi, che è la tizia che è morta, che era mia fidanzata, mi sembra, o la sorella di Boozer. No, la madonna, Copland, sta roba della radio, ragazzi, mi ha rotto tutto il cazzo. Non è giornata. Che assurdità. Scommetto che te l'aspettavi. Dove è andato il tipo? Nido. Deve essere qui vicino. Ti piace il fuoco, eh? Oh mio Dio. No, ragazzi, è finita. Oh mio Dio. No, no, guarda la moto dove ce l'ho. Cazzo. Raga, avete visto quanti cazzo ce n'erano? Quanti anni dovranno passare prima che tutto questo sia solo un ricordo? Sì. Siamo all'accampamento nero, mi sa. Siamo a gasolio. Ma... A troia! Questo è un accampamento nero. Ci dà probabilmente una medicina anche. Scendi di fare le cose senza farci beccare. Qua non c'è un cazzo. Mi serve assolutamente prendere la siringa. Cazzo sono. Ok, vediamo cosa c'è qui. Munizioni 7. Capisco che è un survivor, però madonna. Con 7 munizioni mi ci pulisco un po' il buco del culo. Beh, oddio, non è vero.
questo è inutile colpirlo con queste armi. Dobbiamo un po' iniziare a ragionare, ragazzi, così, eh. Lì c'è del carburante e di un medikit. Ok. Il medikit giustamente non lo sto a prendere, no? Ok, questa la usiamo. Ah, ce l'ho qua la signorina. Oh, ma che cazzo, perché non l'ha presa? Dio santo. Mettiamoci le bende. Medikit, me lo prende sì o no? L'ha preso, sì. Chissà dove cazzo è il... Raga, porca, devo andare lassù. Ok, vedete che adesso c'è il... Libero l'accampamento di furiosi. Altro di quei registratori. Emergenza! Può essere successo. Emergenza! Qui campo 13 delta, ovest del primo. Già nel quasi! Già nel quasi! Ci sto provando! Devono evacuarci! Subito! Ci sto provando! Ripeto, qui è campo 13 delta. Merda. Siamo stati in base. Mi ricevete? Ma che fai? No, ferma! Lasciala stare! Radio! Non è stata una bella idea. Cazzo sono? Ci siete ancora? Quanti? Ok. Di cosa le armi di mischia recuperate sul campo si rompono durante gli scontri e controlli le rotte indicatori. Ok, si è rotta. Bene. Cazzo, non posso più ripararla, sono pirla. Avete visto, raga, che si è spostato un bastardo? Le armi da mischia, raga, devo potenziare assolutamente. Ok, deponi i sedum sulla lapide di Sara. Ok. L'accampamento l'abbiamo liberato. Bene. Perché ho letto spoiler? Ma no, ragazzi, se c'è qualcuno che spoilera, ban anche un sub, non mi interessa. Ho parlato con Alkai e con altri. Ehi, piccola. So che hai sbrigato diverse missioni per il campo. E volevo ringraziarti. Ecco. Ehi, sono ancora io. Così poco il filmato dura? Cazzo, un ricordo. Boh. Una cosa. Vabbè. Raga, affrontare i zombie è bellissimo. Ce ne devono essere di più di zombie. Devo andare. Ah, ok. Devo dirti una cosa. Ma tutto bene, è solo il braccio. Avevi detto di non tornare, ma ho voluto fare di testa mia. Sapevo che sarebbe peggiorata, ma... Nessuno poteva prevedere che sarebbe successo. Ascolta, tu non capisci, non so che cosa fare se dovessi perderti. Questa è tutta colpa mia. Ehi, questa non è la fine. Te l'ho promesso, ricordi? Te l'ho promesso. Rickon, aspetta. Sara, c'è una bambina qui. Ma... Ehi, stai bene? Andiamo a cercare i tuoi genitori, ok? Dobbiamo aiutarci. Forza. Mi ha pugnalato. Oh, cazzo. Come ti sembra? Non lo so. Non credo sia grave. Ok, senti. Premi questo il più forte possibile. Puoi correre? No, ma forse posso camminare. C'è qualcosa. Ci siamo quasi. Due
ore fa era pieno di federali. Sì, saranno evacuati. Sì, sì, avranno tagliato la corda. La febbre è alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia da sentirmi. Ma cazzo. Come va, sorellina? Sono stata stupida, c'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Su, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Un altro branco. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Forse qui puoi riposare. Ehi, piano, piano. Somigliava come una goccia d'acqua alla mia sorellina. Ci piaceva giocare a nascondino e lei cercava sempre di coprirsi la testa con il cappotto, proprio così. Ne ho viste di coltellate, ma mai così. Ha la febbre alta. Cazzo. Guarda. Dobbiamo andare. Da lì non si passa. Ok. Forza. Ehi, tesoro, ce la fai? Bene, usa. Faccio io, trovo un'uscita. Flashback, sì, dovrebbe essere un flashback questo. Come facciamo? Cioè no, è un flashback. Ok, attira l'attenzione. Non provo a girarlo da dietro. Tranquilla, non è niente, vai. Davvero, vai. Fanculo! Scusa. No, sono disarmato. Non ho armi. Vai via! Fammi a sentire, ascoltami. La mia ragazza è stata coltellata. Vogliamo solo salire sul tetto. Sparisci! C'è un elicottero che... L'hai uccisa! Ascolta, hai ucciso mia moglie! No, senti, io non so nulla di te. Mi dispiace tanto, ma noi non c'entriamo. Non abbiamo fatto niente! Senti, avete ucciso mia moglie! Dammela! Mia moglie! Oddio! Avete ucciso! Ora basta! Smettila! Basta! Dicon, cosa è successo? Che c'è? Andiamo. Break Nak, grazie per il Prime Bomber. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, questo l'abbiamo già visto all'inizio gioco, okay, Ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Essere... Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Di peggio, lo sai, vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Penso non è un anello, un guanto. Lo rivolgo indietro. Vieni o no?
E qua in realtà inizia il gioco. Tu riposa tranquilla, ok? Tornerò a vedere come stai. Sì, lo so, tu non vorresti, ma forse Boozer ha ragione. È più forte di me. Beh, come ho detto, tornerò presto. Ho capito, Fra, però il problema è che è morta. Cioè, non è che poi c'è tanto... Vedete, ogni cosa c'ha la sua storia, la sua percentuale. Ci sono tante storie in questo videogioco qua. Mi sto tornando all'accampamento, sperando di salire un po' di livello, così... Dick, conosci okay. Un randagio con la faccia piena di cicatrici? Ha una chiave smontagomme, si fa chiamare Limbo. Mai visto. È venuto al campo ieri per consegnare le sue taglie. Ha bevuto qualche bicchiere ed è ripartito stamattina presto. Tac, il capo della sicurezza qui è Alkai, quindi dillo a lui. Ha pestato a morte un uomo e una donna. Li ha uccisi. Bowman e Hewitt. Lei era irriconoscibile. Aveva la faccia fracassata. Hewitt... Maria, giusto? Merda. Quello stronzo, Limbo, è uno del posto? Alkai dice che vive su una vecchia torre della forestale, sul pendio est del Three Finger Jack. D'accordo, so dov'è. Ma ci sono appena stato. Me la sbrigo io, dai. È quello che speravo. Tanto sangue. No, lo so che non è inutile. Cioè, nel senso, ho detto che è inutile, ma ho sbagliato perché comunque alla fine riprende un po' il filmato. Da capire che sta coltellata da una bambina. Zombie, proprio. Credo. Ehi, Tak, sono qui. Sembra che Limbo e la sua clica si sentano a casa come se non fosse successo nulla. Hai detto che hai il volto sfregiato, ma mi servono altre informazioni. Che puoi dirmi? Indossa una giacca verde. Sembra uno schifo di fumetto. Ok. Portami la sua smontagomme, St. John. E voglio che sia sporca di quello che resta della sua faccia. Perfetto. Madonna, ragazzi, la vecchietta si è cattiva. Crudo. Quanto è cattiva. Sapevo se la stessa. Ma c'è nessuno che ha voglia di conoscerla un po' meglio. Ma Dante spara. Peltro. Bastardo è nascosto nei cespugli. Sono sicura. Là sopra. Ok. Via 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 via. Colpisco da qua. Oppa là. È morto il tuo capo. Ok. Oh, il cannamozza, raga, non è male da usare. Lo stronzo qua. Holy shit. Aia. Brutto bastardo. Tutta troia maledetta. Arrete stu cazzo. Bam. Sai che sono morti tutti. See you. Cazzo, il medikit. Potevo usarlo prima al posto delle bende. Vai a capire che devo... Non è morto. Chi era il tuo amico? Bella concentrazione, ha fatto una bella cosa. Hai ancora i cavadenti con te, sì? Anche qua abbiamo distrutto tutto. Minchia, ma sta arrivando altra gente, raga. Ok. Evi. Alright, bitch.
Torniamo al Red. Sì, vai, Deacon, spacca tutto. Peccato. Ma... Fra! No, vabbè, ragazzi, dai. Nel 2020 non c'è, non esiste sta roba. Ma cosa è successo? Levate vedere, cazzo! Ehi là. Ehi, ok. Ehi, solo un'occhiata. Ehi, devo solo un'occhiata. Hai trovato quel bastardo? Sì, yes, signor. Il cavadenti, come mi hai chiesto? Ottimo lavoro. Dick, sei l'unica persona su cui so di poter contare sempre. Almeno di una cosa dobbiamo essere grati. Sai, non conosco i tuoi programmi e quelli di Boozer, ma è sempre bello vederti. Siamo sempre in giro, Tuck, ma se hai bisogno di qualcosa, chiama. Parla con Alcaia, dai okay. I tuoi crediti. Oh, tanto sangue, 100%, GG. Se sei un assassino, se non peggio, qualcuno mi ha affrontato per uccidere, sei già morto e non lo sai. Oh, missione storia. Bene. Guida destinazione alla ricerca di qualcosa. Dovevi seguire l'elicottero della Nero. Ok. Allora, ragazzi, io su YouTube vi saluto. L'episodio ci sarà stasera, credo, alle 18. Spero di fare in tempo.